Can you feel it, now it's coming back We can steal it, if we bridge this gap I can see you, as I dove into the water So say, Benvenuti a Quinto Elemento, una trasmissione eh, di nostra produzione che si occuperà attraverso l'analisi dei quattro elementi fondamentali, appunto aria, acqua, terra e fuoco, eh, di verificare e di approfondire lo stato di salute del territorio dentro il quale tutti noi eh, viviamo. Eh, la trasmissione si occuperà anche di un quinto elemento che per il momento però eh, teniamo eh, nascosto, tra virgolette. Eh, ne parleremo eh, nel corso delle puntate. Attraverso eh, queste cinque puntate eh, abbiamo incontrato ed intervistato eh, numerose persone eh, rappresentanti di eh, altrettanti enti del territorio del Valdarno eh, Superiore, affrontando di volta in volta temi delicati che ci riguardano tutti eh, da vicino. Eh, da dire che la nostra troupe eh, ha lavorato insieme a noi per eh, mesi e quindi eh, si è resa partecipe di un lavoro eh, delicato ed importante. Questa prima puntata eh, è dedicata all'aria e quindi entriamo nel dettaglio di questo oh, essenziale eh, elemento per capire eh, com'è la sua qualità in Valdarno Superiore e. Per mostrarvi come vengono monitorati i livelli di inquinamento nel territorio. Per fare tutto questo abbiamo conosciuto, incontrato per voi il dottor Marco Pellegrini, che è il responsabile dell'ARPAT della Toscana dell'area Vasta Sud. Sentiamo Pellegrini. Dottor Pellegrini, eh, il comprensorio di nostro interesse in questo caso è il Valdarno Superiore. Che cosa può dirci riguardo ai dati sulla qualità dell'aria nel Valdarno Superiore? Sì, la qualità dell'aria dipende dalla morfologia del territorio in grande misura. Per cui, nel caso concreto, delimitiamo un po' l'area: il punto dove c'è una situazione di maggiore diciamo, impatto è più o meno la valle dell'Arno, da Levane fino a Incisa. Eh. Perché? Perché lì abbiamo da una parte la massima antropizzazione, la massima presenza quindi di, di persone, eh, di industrie, simili, dall'altra c'è eh, compreso il fattore di impatto grosso dell'autostrada, dall'altra. D'altra c'è anche una situazione meteoclimatica che fa sì che siano più frequenti quelle situazioni in cui c'è una minore facilità nella dispersione degli inquinanti e quindi quello fa sì che in certe stagioni sia più facile un accumulo di ciò che viene diciamo, emesso nelle, nelle, come inquinanti. Il controllo della qualità dell'area viene fatto con delle stazioni di monitoraggio e il Valdarno in questo senso ha sempre avuto il problema di essere una zona di confine, cioè in mezzo a di Firenze e in mezzo a di Arezzo. E sono state fatte quindi attività di controllo basate su principi diversi. Una era una centralina a incisa eh, che, che veniva gestita dalla provincia di Firenze e che è stata chiusa nel 2012 e l'altra invece è stata legata sia a qualche campagna dell'Arpat sia alla rete di monitoraggio prevista in relazione alla centrale Enel di Santa Barbara che un tempo era un bel emettitore quando andava all'ignite era veramente un bel emettitore e quindi diciamo che manca una visione continuativa e, e, e' completa perché la centralina di incisa ora è ferma e la, la rete dell'Enel ha una gestione un po' meno attenta rispetto a quelle che hanno le, le, le stazioni della rete di, di monitoraggio che gestisce ARPAT della qualità dell'aria. La situazione è quella di più o meno che ci aspettavamo, e cioè una situazione dove ci sono delle criticità, un po' intermedia fra Arezzo e Firenze. Diciamo come tipo, tipo i risultati. Gli inquinanti più significativi. E, questo a livello regionale, a livello italiano in generale, sono più o meno due, sono il PM, tre diciamo, il PM10, sono le polveri sottili minori di 10 micron, l'NO2 eh, che deriva dalla, dalla combustione fondamentalmente e l'ozono che è un inquinante secondario che deriva da processi fotochimici sull'NO2 e su altre sostanze. Sul PM10 che è la cosa in questo momento un po' più preoccupante in, tutta, in, tutto, in tutto il mondo, ma anche in Toscana, eh, la centralina di incisa ha registrato delle, delle criticità perché in alcuni anni, per esempio negli ultimi due anni 2012 e 2011, eh, sono stati superati all'anno, 35 giorni superamenti all'anno del limite di 50 microgrammi metro cubo, che è un limite eh, fissato dalla norma. Eh, proprio un limite sanitario, cioè tende a dire che, ci sia, che, che bisognerebbe stare sotto per problemi di salute. In altri due anni, per esempio, invece erano ampiamente sotto e questo dà l'importanza del, della meteorologia, insomma, della, della, di come cambia la situazione meteoclimatica. Alpat, dato che c'era questa situazione un po' di confine, ha fatto anche degli interessanti studi di correlazione statistica con altre centraline. E in questo caso è stata fatta con la centralina di Pontassieve e con una centralina di Arezzo. Quello che è venuto fuori è che Pontassieve è un'altra storia. la Qualità dell'aria sicuramente migliore, probabilmente proprio perché c'è una situazione microclimatica più fa migliore, c'è anche minori impatti. Con Arezzo invece c'è una correlazione piuttosto buona, cioè anche a non avere centraline nel Valdarno, quella di Arezzo già ci darebbe un'informazione. E, e la situazione, però è. Tendenzialmente un pochino peggiore, diciamo appunto, nel Valdarno rispetto a Arezzo. Per questo motivo, eh, Alpat ritiene che sarebbe positivo arrivare a avere una rete, una rete fissa, una o due stazioni fisse di monitoraggio per alcuni anni per migliorare la conoscenza. Poi sicuramente ne basterebbe, ne basterebbe una. Ci spostiamo adesso presso l'impianto eh, di Podere Rota. Ehm, alla discarica abbiamo incontrato il direttore tecnico dell'impianto che è il eh, dottor Luca Zipoli per parlare del tema in fatto di aria delle maleodoranze. Sentiamo Zipoli. Siamo eh, all'interno della discarica di Podere Rota dove prosegue il nostro viaggio alla scoperta dell'ambiente eh, che ci circonda e dell'interazione dell'ambiente con l'uomo. Allora, siamo in compagnia dell'ingegnere Luca Zipoli che della discarica di Podere Rota è il direttore tecnico. Allora ingegnere, innanzitutto eh, siamo all'interno di un impianto modernissimo per lo smaltimento dei rifiuti. Però, come sappiamo, lo smaltimento dei rifiuti eh, prevede, tra virgolette, la produzione di eh, biogas. Come gestite questa cosa voi qui a Podere Rosa? Ah, il biogas deriva dalla naturale degradazione dei rifiuti. Eh, quindi le discariche lo producono. Eh, il modo più efficace per limitare i problemi che accompagnano la produzione e l'emissione del gas sono quelli di captarlo. Quindi, la discarica di Casarota, come prevede la normativa, eh, ha un sistema dotato di 170 pozzi per la captazione del biogas, biogas che viene aspirato e inviato ad un impianto di recupero energetico per la produzione tra l'altro di energia elettrica è dotato anche di torce di combustione qualora l'impianto sia in manutenzione o fuori o in, non venga utilizzato e in questo modo riusciamo a smaltire e a bruciare circa 13 milioni di metri cubi di biogas che in questa maniera viene combusto, non viene messo in atmosfera tal quale con quindi una riduzione importante dell'effetto serra. Il a metano, che ha un potere 21 volte superiore a quello dell'andride carbonica per quanto riguarda l'alterazione dei gas clima alteranti, e limitando anche quelli che sono inevitabilmente i problemi legati agli odori. Dunque, abbiamo ascoltato dalle parole dell'ingegnere eh, Zipoli quello che è il destino eh, di questo biogas che naturalmente viene prodotto con lo smaltimento dei rifiuti. Ingegnere, per concludere eh, una domanda di attualità, ehm, questa produzione di biogas, diciamo così, eh, comporta un aspetto odorifero che in alcune zone, come sappiamo, viene eh, avvertito dai cittadini residenti. Come eh, gestite eh, questa problematica? Allora, siamo coscienti che il, la discarica produce il gas, come ho già detto, e, e qua, del... Ne le recuperiamo la maggior parte, la maggior parte viene combusta e viene tolta dalle emissioni. Una parte sicuramente viene, viene immessa in atmosfera, è la minima parte, questa siamo coscienti provoca delle, eh, dei disagi verso le, le aree contigue alla discarica. Cerchi, stiamo lavorando e cerchiamo di lavorare costantemente per ridurre il disagio, l'impegno della società eh, è concentrato su questo tema ormai da anni, eh, diverse sono le misure che sono state prese in considerazione e che vengano attuate giornalmente. Eh, nonostante questo dei disagi ci sono, eh, lavoriamo come ho già detto per, per limitarli e questo è il nostro impegno. Eh, in questo senso abbiamo schierato da anni ormai una collaborazione con l'Università di Firenze, eh, ci muoviamo verso quelle che sono le tecnologie più avanzate, la discarica di Casa Rosa segue tutte quelle che sono eh, le, le migliori tecnologie possibili date e dal, descritte dalla normativa nazionale ed europea, eh, abbiamo molte prescrizioni che ci limitano eh, l'esercizio in alcune fasi e la possibilità di accogliere alcune categorie di di rifiuti che la, la provincia o comunque gli enti competenti hanno ritenuto impattanti, eh, facciamo noi stessi una selezione importante dei rifiuti che arrivano e li controlliamo. Eh, detto questo i, i problemi sappiamo che ad oggi ancora permangono, e stiamo lavorando e cerchiamo di lavorare costantemente per ridurli. Bene, abbiamo sentito quanto dichiarato dall'ingegner Zipoli mh, ai nostri microfoni. Per quanto riguarda sempre la diffusione del cattivo odore a Podere Rota, eh, è opportuno ricordare che CSI ha attivato un servizio quotidiano di rilevamento del proprio impatto eh, olfattivo. Questo servizio è affidato ad una cooperativa sociale del territorio. Eh, lo scopo è avere un monitoraggio continuo e preciso del fenomeno e, eh, per capirne l'entità e la portata. Questo servizio, che a dire il vero è poco conosciuto, è attivo, pensate, fin dall'anno 2009 ed in tutti questi anni eh, ha evidentemente raccolto una mole eh, importante eh, di dati eh, che sono puntualmente riportati sul sito internet della discarica stessa di Podere Rota. Per approfondire questo specifico e importante aspetto abbiamo pensato bene di intervistare il responsabile del servizio di monitoraggio della cooperativa Beta, che è Simone Valentini. Innanzitutto, signor Valentini, può spiegarci come funziona il vostro lavoro e, e quali sono le zone esatte eh, che monitorate? Il servizio si svolge con un turno quotidiano di quattro ore che la nostra cooperativa organizza eh, sette giorni su sette monitorando eh, 13 punti della zona intorno Volendo alla discarica padre, affronto, suddivisi eh, in 7 eh, che sono la, proprio nelle vicinanze del passato, e 6 nel, 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 nel comprensorio di, meno, di San Giovanni eh, in visuale, questo periodo eh, abbiamo dal 2009 abbiamo fatto più le di le ultime, 2000 diciamo, ma eh, campionamenti a corrispondenti circa 27.000 eh, punti di osservazione, tutti i risultati vengono poi inseriti nel sito di CSA Impianti e sono a disposizione di tutti i cittadini abbiamo sentito e in base eh, alla vostra esperienza e da questa mole di dati eh, che avete raccolto, possiamo dire quali sono le zone creato, più colpite pensato, da questo disagio olfattivo? Se rispetto al lavoro dei nostri operatori possiamo dire che ci sono dei momenti della giornata molto più critici, cioè quelli grandi eh, dell'inversione termica cioè nei momenti acqua della, acqua, della mattina e della sera verso, nei quali c'è un maggior alinite, distagno dell'aria proprio nella nostra vallata quindi in quei eh, momenti ci, ci costante, può essere sicuramente più disagio la zona di vapore, nei, nei dintorni della e vapore, discarica e posso citare Butriolo, Santa Maria e insomma è quella a maggior rischio di disagio minore invece l'impatto su San Giovanni Abbiamo ricordato San Giovanni Valdarno signor Valentini, vogliamo scendere un po' più nello specifico com'è la situazione in città. Nel centro storico raramente si può avvertire disagio, nelle zone di oltrarno e del lungarni può succedere e rispetto alla nostra esperienza e ai dati rilevati sicuramente c'è un maggiore impatto nel periodo estivo e come detto prima nel momento dell'inversione termica all'inizio e alla fine della giornata. E sostanzialmente, quindi, questo cosa ha portato? Ha portato, un altro grande impianto che insiste in Valdarno Superiore è due, evidentemente la centrale Enel di Santa Barbara a Cabriglia, una struttura che ha avuto un impatto estremamente parlare, poi, importante poi aspetti, sul cioè territorio inizio, in area, eh, circostante. E eh, in questo caso abbiamo ritenuto opportuno affrontare il tema delle emissioni in atmosfera dell'impianto eh, in questione. Per saperne di più e per capire come stanno le cose eh, al giorno d'oggi, abbiamo sentito il responsabile eh, della struttura di Santa Barbara. La vediamo. Volendo fare un raffronto eh, anche con eh, la, la, la centrale del passato, perché magari agli occhi dei profani più o meno zero, a, ehm, a stavetto, livello stavetto, visuale ehm, ehm, la, la, la sagoma e inconfondibile e quella che tutti noi conosciamo con ma però ecco a livello tecnologico che cosa più è più cambiato più negli più anni qui a Santa Barbara e che quindi cosa quindi ha prodotto l'abbiamo la già, già detto riguardo, ma lo vogliamo riprendere allora nulla Santa Barbara nel passato era come si saprà era al centro di un bacino minerario quindi chiaramente nasceva come centrale ed era alimentata all'interno la tecnologia appunto non era ciclo combinato che all'epoca ancora non era, non era stato creato, non era stato pensato, era il cosiddetto ciclo a vapore convenzionale, cosiddetto. quindi per farla molto semplice c'erano due enormi caldaie, molto grandi, che in cui circolava acqua e veniva riscaldata attraverso dei bruciatori alimentati a lignite, quindi a lignite che veniva presa dalla, dalla miniera circostante e sostanzialmente quindi quest'acqua diventava vapore, il vapore andava nelle turbine a vapore quindi esisteva solo la parte turbina a vapore e quindi si avevano due unità di produzione e, da 120 megawatt ognuna e, e quindi 240 megawatt totale e, e questa era praticamente la centrale Santa Barbara da qui quindi le due torri che vedete quindi, con il caratteristico fumo bianco che usciva con il caratteristico che diciamolo è vapore e, però esatto il vapore esce anche adesso Ora invece che è successo? Eh, le torri in funzione sono solamente una, questa che vedete sulla eh, destra nell'immagine, e l'altra torre praticamente è rimasta in quanto è vincolata eh, eh, con il Ministero dei Beni Architettonici. E, e sostanzialmente quindi questo cosa ha portato? Ha portato a quel, dal punto di vista dell'impatto termico, quindi avere chiaramente una torre anziché due, chiaramente si è ridotto l'impatto termico che noi emettiamo in atmosfera, il famoso vapore che si vede chiaramente diventa il vapore di una torre sola. E per non parlare poi degli aspetti diciamo, di emissioni in aria, quindi di, di fumi, eh, si sono chiaramente drasticamente ridotte le emissioni, eh, noi praticamente emettiamo... Eh, Poco NOx, abbiamo un limite di NOx attualmente di 50, eh, prima era 6,50, quindi il raffronto è questo, chiaramente siamo sempre sotto il limite, quindi siamo intorno a 20, eh, sempre lontani comunque dal limite, eh, abbiamo un limite sul CO, però il CO praticamente siamo rasenti allo zero e basta, praticamente non emettiamo nient'altro, prima nell'impianto di prima c'erano polveri e SO2. Quindi ossidi di zolfo e polveri, cosa che adesso assolutamente non produciamo, in quanto appunto bruciando gas metano questi inquinanti non ci sono. Quindi... Ecco, ingegnere, per quanto riguarda concludendo queste polveri e a che livello eravamo nel passato, ovviamente? Il limite delle polveri era 50, quindi era vabbè, comunque ovviamente super allineato alla, eh, agli standard, però ovviamente rispetto a un impianto del genere la differenza si vede, insomma. Cioè, il nostro cammino è sempre trasparente e, e quindi con beneficio insomma un pochettino di tutti, della comunità, delle, eh, di tutti insomma, gli stakeholders. Bene, torneremo a parlare eh, di Santa Barbara nel corso delle prossime eh, puntate, dove eh, approfondiremo alcuni aspetti della vita della centrale Enel di Cavriglia, eh, parlando del rapporto tra terra e: e, e, energia. Bene per concludere questa nostra eh, prima puntata del quinto elemento eh, vi vorrei proporre una eh, interessante intervista realizzata con la dottoressa Alessandra Signorini, oncologa dell'Ospedale Unico eh, del Valdarno di Santa Maria alla Grucia, con la quale abbiamo eh, approfondito il rapporto tra inquinamento atmosferico eh, ed eventuale insorgenza di eh, patologie tumorali. Tra l'altro, la dottoressa la signorini si sta occupando da tempo dell'istituzione di un registro tumori anche in Valdarno eh, superiore, un presidio che sarebbe che è essenziale per il monitoraggio e per la prevenzione delle malattie oncologiche. Ma andiamo a sentirci insieme questa interessantissima intervista realizzata con la dottoressa Signorini siamo nell'ufficio della dottoressa Alessandra Signorini, medico oncologo della ASL 8. Dottoressa, questa domanda, la uh, correlazione tra um, inquinamento atmosferico ed incidenza tumorale, uh, evidentemente c'è, però cosa possiamo dire qui in Valdarno? Allora, il discorso dell'inquinamento atmosferico è... Molto complesso e si sta dimostrando negli ultimi anni anche più complicato di quanto si pensasse. Innanzitutto, sappiamo che l'inquinamento atmosferico è cancerogeno, è stato riconosciuto dallo IARC, che è l'organismo che a livello internazionale dice quali sostanze sono legate al cancro, come un fattore certo di sviluppo dei tumori, soprattutto di alcuni tumori, e penso al polmone, soprattutto, ma non solo. Eh, la cosa più inquietante è però che si è visto che l'inquinamento atmosferico è correlato non solo alla patologia tumorale, ma anche ad altre patologie che vanno dalle patologie cardiovascolari, eh, patologie respiratorie, patologie alcune volte anche immunologiche, non solo come fattore acuto, perché si è vista una diretta correlazione tra le giornate, per esempio, in cui c'è eh, più inquinamento e eh, gli accessi in conto soccorso, ma addirittura sul cronico. Per cui l'inquinamento potrebbe essere anche un fattore di rischio per lo sviluppo di ictus, infarti e, sapendo che le cause di mortalità maggiore nella nostra popolazione sono i tumori e le patologie cardiovascolari, questo è assolutamente preoccupante. Ehm, i dati, allora, questi dati epidemiologici sono certi. Sappiamo che l'inquinamento fa male e sappiamo che spesso le soglie eh, i limiti imposti dalla legge sono forse non correttamente adeguati, c'è stato almeno in molti paesi c'è stato un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha invitato a rivedere al ribasso queste soglie. La questione dell'inquinamento in Valdarno è complicata perché abbiamo pochi dati sulla eh, qualità dell'aria e, e nulla la correlazione con le patologie perché non abbiamo un registro di patologie. In Valdarno si parla da tempo dell'istituzione di un registro tumori. A che punto siamo? Eh, di cosa si tratterà e eh, a che cosa servirà questo importante registro? Allora, innanzitutto il registro tumori è una possibilità epidemiologica di sapere quanti casi di tumore ci sono in una popolazione. Di solito ci sono due dati importanti, l'incidenza e la prevalenza. L'incidenza ci dice quanti nuovi casi di tumore ci sono in un anno, invece la prevalenza è quanti pazienti con tumori ci sono nella popolazione. Questo è importante, la prevalenza è sempre maggiore dell'incidenza perché per fortuna si guarisce anche di tumore. Però bisogna sapere quanti pazienti abbiamo. Questo serve per molte cose, innanzitutto per programmare meglio i servizi sanitari e anche per eh, indirizzare meglio le attività di prevenzione che vogliamo fare. E poi ci serve per paragonare questi dati tra zone diverse, per vedere se ci sono, per esempio, fattori di rischio diversi tra le diverse popolazioni. Non solo ma. Con questi dati noi possiamo fare anche una valutazione nel tempo per vedere se ci sono valutazioni, variazioni in questi, in questi numeri. Perché è importante sapere? Perché questi dati ci danno delle ipotesi su quali sono i fattori di rischio. Le patologie tumorali sono patologie estremamente complesse che non hanno una sola causa. Hanno spesso più fattori che incidono contemporaneamente o nel tempo. Eh, sapere quali sono i fattori di rischio. Che Incidono è fondamentale per abbassare il rischio di, amma, eh, di ammalarsi di tumore. E per cui, speriamo che venga ampliato il registro toscano-tumori, che finora è soltanto sulla provincia di Firenze, in modo da comprendere la popolazione del Valdarno, ma anche la popolazione di tutta la regione toscana. A che punto siamo? Questo è un discorso più difficile, perché ci sono stati vari blocchi burocratici per la legge sulla privacy. La regione toscana ha fatto una delibera per aiutare la formazione di questo registro tumori, la USLOTO ha già dato il consenso, però stiamo ancora aspettando i passi successivi che si dovranno delineare, speriamo nel minor tempo possibile. Bene, siamo giunti al termine di questa nostra prima puntata del quinto elemento. Eh, abbiamo cercato, eh, mediante le nostre interviste, ehm, di eh, capire come... È la qualità dell'aria nel nostro territorio. Senz'altro, eh, molte altre interviste avremmo potuto realizzare, però, nel breve spazio a nostra disposizione ci siamo impegnati per darvi uno spaccato di quella che è la situazione attuale. Allora, io vi rimando alle prossime puntate, quindi rimanete con noi perché quinto elemento non finisce qui. now it's coming back we can steal it if we bridge this gap I can see you as I dove into the water so sad to run away.